Oh, è davvero favoloso! Non c'è niente di meglio che riunirsi in famiglia e godersi tutti una bella cena. Oh, per favore, prendi questa scodella con lei che mi ha bruciato le mani. Vai alla fritta, figliolo, non ti fai vedere da un pezzo. È bello riavere le tue chiappe con noi. Tesoro. Già, da quando lavori a quell'università ti credi così importante che non puoi passare un po' di tempo con la tua famiglia. Sono stato molto occupato. Ma le voglio le patate, il purè mi fa uscire il gas. Sai, Sherman, ai miei tempi la gente stava di più con la famiglia di domenica, nelle ricorrenze speciali, era più rispettosa. Ti stai dando le cavolate, ti perderai tutti gli anni d'oro odierni, i suoi magici anni d'oro, non te lo perdonerai mai. Ti presento tuo nipote. Il piccolo ha un po' di gas da espellere, sì. Eccola che parte, copertura piatta. Mamma, bevi un po' d'acqua, sì. Nonna, mi hai sputato addosso, cazzo. Attento a quella lingua perché stasera mi ci trovi proprio. Fatti i cacchi. Sherman, cucciolo, ho cucinato tutta questa roba per te, non mangi niente. Ehi, che ti prende? Quel coso va mangiato con tutta la pelle. Papà, nel pollo tutte le calorie si trovano nella pelle e nel grasso, perciò lo trovo. Cos'è tutta questa storia di grasso e calorie? Sai chi te l'ha messo in testa quella dannata Sherman. Televisione? Ogni volta che l'accendi vedi uno che parla di perdere peso, essere sano, tornare in forma. Vanno tutti in giro da anoressici dicendo che quella è salute. Io so cos'è sano e ti dico anche un'altra cosa. Tanto per cominciare non capisco perché tutti vogliono perdere peso. Non dobbiamo essere per forza della stessa misura, dobbiamo essere diversi. Grandi, piccoli, medi, nani, tutto questo è già contemplato. Non so perché vogliono essere tutti della stessa misura, come quella Oprah Winfrey, da un giorno all'altro dimagrita. Non c'era niente che non andava, lei stava benissimo, era una bella gnocca. Ha perso tutti quei chili e ora ha una testa enorme e la pelle che le pende da tutte le parti. E Luther Vandross, quello era noto come il Pavarotti nero. Anche lui ha perso tutti quei chili e sembra uno stecchino. Sopra e Luther si mettono di culo, chi li riconosce più? Sì, perché... spero proprio che Oprah stia bene, sembra fatta di plastica. Oprah è sana come un pesce, l'ho vista una settimana fa su Arcopi, era il ritratto della salute. Si è beccato un giovanotto alto e muscoloso di nome Stedman, proprio niente male. Lei è la mia preferita fra tutte, Lenny Jones, Marilyn Cagoon, Maury Povich, Letterman, Len, Montel, Ricky Lake. Io sbavo per Gerardo. Mac Douglas, Mac Douglas, sapete, Mac Douglas mi faceva bagnare tutta quando guardavo il suo show. Mi bagnavo tutta, lo ammetto. L'unico bianco che mi ha fatto provare una cosa del genere è stato Mac Douglas. Mi offro volontario per porre fine alle sofferenze di questa rincoglionita. Non osare più parlare della mamma in questo modo. No, ferma lì, tu non devi proteggermi da Cletus. Avanti, Cletus. Cletus, vieni. Vieni qui. È una breve passeggiata, che ci vuole? Vieni. Però dopo te ne andrai zoppicando. Verrai qui camminando, ma tornerai zoppicando. Non ti farei ingannare dai capelli grigi, non sono una bacucca spompata. Sai qual è il tuo problema? Non vai in palestra, devi fare esercizi. Guarda me, sono tutto Tu sei ciccia, io sono Guardate il mio pulcino, è un piccolo Ercole. Fammi vedere di nuovo quel muscolo. Ercolino. Una volta che fai esercizi il tuo metabolismo accelera e puoi mangiare tutto quello che vuoi. Dai, affogati di roba, mangi, tranquillo. Studi recenti dimostrano che alcune persone sono geneticamente predisposte ad aumentare di peso. Forse in un futuro non troppo lontano potremmo trovare una cura. La sola cosa che tu devi studiare è il tuo culo. Io ho un culo grosso, tua madre ha un culo grossissimo. Cletus! Hai un culo grossissimo, inutile negarlo. Ora, i culi nella nostra famiglia sono grossi, perciò ti ci devi abituare. E non mi importa quale dieta segui. Puoi cucirti il buco dello stomaco, quello del culo, resterai sempre grasso. Papà, sto cercando di dire che le conquiste scientifiche irrompono nella nostra vita tutti i giorni. Così romperà solo il tuo culo, intanto sta per irrompere la cucitura dei tuoi pantaloni. E sai, Sherman, ho sentito parlare in TV della pulizia del colon. Dicono che tutti se la dovrebbero fare. Sto pensando di prendere un appuntamento, andare giù in città e farmi dare una pulita a fondo al colon. Vuoi farti pulire il colon? Bene, intanto io pulisco il mio. Ecco fatto, ora il mio colon è pulito. Pulito e imbattibile. Cletus, santo cielo, cosa sono queste sconcezze? Adesso ti metti a scorreggiare e non rovinarci la cena. Non dire a me di smetterla, sei tu quella che ha tirato fuori la pulizia del colon. Io non ho parlato di scorreggio, ho solo detto che mi sarei fatta pulire il colon. Tu puoi far infilare tubi nel culo di qualcuno, io non posso fare. Io non ho detto niente riguardo a questa storia di tubi da infilare. Cletus, solo la pulizia del colon, credi che mandino il tuo culo all'autolavaggio? Mi fai soffocare il bimbo. Apri bene quello. Rimetti tutto nel piatto, tesoro, lo mangi dopo. Piaccio a questo tavolo. Tanto per cominciare. Chi mi ha chiamato? Ti ho chiamato io, se il tuo nome è... Mi stai sfidando? Questo te lo tiro in mezzo alle chiappe. Posso continuare tutta la serata? Spero che ti si spenga il motore di quel di dietro smarmittato. Anche il pulcino partecipa. Oh cazzo, l'ha visto che mi hai fatto fare? Via la zoppa, mi sono imbrattato i pantaloni. Adesso te li pulisci da solo, imbratta mutande.